Siamo con il comandante della Polizia Locale del distretto Veneto Est, Andrea Gallo. Dottore, un'altra giornata nel cuore di Bibione legata ai vostri servizi che voi fate, appunto presentati all'utenza, in questo caso anche ai molti turisti. Sì, devo dire una serata di gran successo, basta guardarsi intorno, la piazza Fontana è piena di gente. È una serata dedicata in particolare alla sicurezza stradale, una serata in collaborazione con ANVU, un'organizzazione a carattere nazionale della Polizia Locale, con l'amministrazione comunale di San Michele Bibione, e sicurezza stradale dove noi proponiamo alla gente di avvicinarsi agli strumenti che noi utilizziamo solitamente tutti i giorni, vuoi l'etilometro, vuoi il cane antidroga, e facciamo conoscere anche i nostri mezzi. Ripeto, se ci giriamo vediamo la gente che è seduta all'interno dei veicoli della Polizia Locale. Un modo per avvicinare anche l'utenza e quindi poter conoscere ciò che fate, non più il vigile urbano di un tempo, ora davvero agente di Polizia Locale. Sì, diciamo che la dicitura classica di vigile urbano ormai è desueta, parliamo ancora del lontano 86. La Polizia Locale, in modo particolare il distretto della Polizia Locale Veneto Est, tra San Michele e Fossalta di Portogruaro, ormai realizza servizi di polizia locale a 360 gradi, dalla Polizia Giudiziaria in modo particolare, ma naturalmente è un corpo che fa tutti i tipi di servizi, dalla polizia non aria, commerciale, quindi devo dire una polizia a 360 gradi con un occhio di riguardo sicuramente alla Polizia Giudiziaria. Comandante, proprio di recente avete partecipato al comitato per la sicurezza insieme appunto al prefetto, un comitato dove voi stessi siete chiamati ad interagire e a garantire la sicurezza. Ma certamente è arrivata proprio una direttiva negli scorsi giorni dal Ministero degli Interni che dà specifiche direttive ai prefetti di coinvolgere le polizie locali. La polizia locale, proprio per la sua dicitura, è nel posto, nelle città, e quindi conosce bene il territorio. Coinvolgendo la polizia locale credo che gli standard di sicurezza di tutto il territorio possano essere sicuramente garantiti. Comandante, una polizia locale che esegue anche diversi arresti, voi stessi siete protagonisti appunto con una squadra di polizia giudiziaria molto impegnata nel territorio. L'istituzione del nucleo di polizia giudiziaria risale al 2010, in questi 7 anni sono stati raggiunti veramente notevoli risultati. Se parliamo degli ultimi giorni, abbiamo operato un arresto esattamente 2 giorni fa in collaborazione con i carabinieri di Lignano, arrestando una coppia di persone che rubavano sia Lignano che Bibione. Circa 15 giorni fa abbiamo operato un arresto per la cosiddetta truffa d'arresto, e ricordiamo 5 arresti a inizio stagione con la Polizia di Stato di Udine. Quindi devo dire che è stata una stagione dove la Polizia Giudiziaria e la Sicurezza Urbana ha avuto sicuramente un ruolo da protagonista. Avete avuto anche tra l'altro una sorta di encomio, di premio proprio per l'operazione che avete fatto insieme alla Polizia di Stato di Udine. Ma certamente il questore di Udine ci ha ringraziato formalmente con una lettera di ringraziamento, e lo stesso Consiglio Comunale di San Michele a Tagliamento durante una seduta appunto del Consiglio ha premiato la polizia locale del proprio comune per questi grandi risultati che danno anche lustro alla città San Michele a Tagliamento, a Bibione e a tutto il distretto della Polizia Locale del Veneto Est. Comandante, lei appunto dirige un comando, il Veneto Est, il distretto che coinvolge anche il comune di Fossalta di Portogruaro. Come è cambiato questo comando? Ma devo dire che il comando di Fossalta di Portogruaro si è inserito perfettamente in questa ottica di polizia locale a 360 gradi, quindi è stato un cambiamento certamente importante per i 3 colleghi di Fossalta, ma credo, non sono certo, perché abbiamo avuto riscontri sia dall'amministrazione comunale che dai cittadini di Fossalta, che questo cambiamento ha portato notevoli risultati. Gli standard di sicurezza urbana anche a Fossalta di Portogruaro sono aumentati, tant'è che la vigilanza serale fino all'1:30 di notte viene estesa non solo al comune di San Michele ma anche a tutto il comune di Fossalta Portogruaro. A questo punto sono i 2 unici comuni del portogruarese ad avere un servizio anche fino all'1:30 di notte. A proposito di sicurezza urbana, lei ha lanciato la proposta di lavorare con i comandi di tutto il litorale veneziano, una proposta innovativa che vi vede in primo piano proprio sul fronte della sicurezza. Ma certamente, perché diciamo la mia proposta nasce da un'esigenza, trovare delle soluzioni. La soluzione che ho proposto è unire tutti i comandi del litorale per formare una specie di nucleo specializzato che possa operare in tutte le spiagge, da Bibione a Chioggia, Eraclea, a Caorle, a Jesolo. Unendo le forze credo che, ovviamente facendo gli atti amministrativi previsti, si possa dare un riscontro concreto a questo problema che sono i venditori abusivi in tutto il litorale.
al di là del venditori abusivi, voi siete stati precursori con l'unità cinofila, da lì sono seguiti moltissimi altri comandi, così come sul litorale, Caorle, Jesolo, e pian piano si stanno allargando appunto anche altri. Il motivo che vi ha spinto ad avere una unità cinofila, qual è stato? Ma diciamo che l'esigenza era di rivoluzionare un po' il corpo di polizia locale. Stiamo parlando del 2010, avevamo proposto all'amministrazione di allora di istituire questa unità cinofila, perché problemi di droga e di spaccio purtroppo ce ne sono ovunque. Fortunatamente, con l'istituzione di questa unità cinofila, devo dire che la località di Bibione si sta notevolmente salvando rispetto ad esempio ad altre località a noi vicine che hanno ancora notevoli problemi diciamo con la droga. È stato un esempio, come ha detto lei, pilota, perché dopo di noi sono partiti i comuni di Caorle, il comune di Jesolo. Noi all'epoca nel 2010 eravamo il secondo comune in Veneto dopo Padova ad aver istituito l'unità cinofila. Questo ha fatto un po' da precursore con tutti e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.